un rogo infinito che ha trasformato il nord e il sud della California in un luogo desolato e spettrale, come se fosse stato al centro di un conflitto. Dall'8 novembre le vittime sono almeno 63, più di 600 le persone disperse. Le fiamme hanno distrutto quasi completamente la città di Paradise, nella contea di Beatty, circa 280 miglia a nord di San Francisco. Leslie e Brian Bell sono in attesa del loro primo figlio, che nascerà tra 2 mesi. Sono riusciti a scappare dalla casa in cui abitavano, poco prima che fosse raggiunta dal fuoco. Ora si sono sistemati in un albergo con i loro 4 cani. Ero andata a portare fuori i cani, racconta Leslie, e ho visto grossi pezzi di braci che cadevano dal cielo. Anche Randy Parkerson e sua madre Irene, 80enne, si sono salvati dall'incendio scappando dalla loro casa mobile. Tutto intorno c'erano fiamme altissime. Oddio, dobbiamo passare attraverso questo inferno, ricorda Randy. Non vedevamo nulla davanti a noi, ma ce l'abbiamo fatta. Domani il presidente Trump sarà nelle aree colpite dalla catastrofe per incontrare gli sfollati dell'incendio più devastante nella storia della California.